Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di, come al solito, di Svuota la Spesa. Sto da sola perché Leon è a una festa di compleanno di un suo amichetto di scuola. E quindi Chanel, sei buona? Chanel che si gratta sempre. Non so più come fare, abbiamo provato di tutto, ma si gratta in continuazione. Cioè non addosso, si gratta un po' la faccia e le zampe, solo qua, solo là. Allora, dicevo, e quindi Leon sarà adesso da sola, papi mi sta rientrando la spesa perché io non posso neanche mantenere una bottiglia perché ho completamente le braccia infiammate, i tendini infiammati. Quindi papi mi porta la spesa. Questo è uno svuota la spesa Lidl perché abbiamo portato prima Leon in piscina, Sera. insieme a papi, e poi l'abbiamo lasciato direttamente. Cioè, nel frattempo che lui stava in piscina, noi siamo stati a Lidl così per fare una passeggiata. In realtà non dovevamo comprare niente, poi si va a casa 25 € di roba e va. E lo sapete, a proposito, c'è lo scontrino in tasca. Ecco qua. Lidl, 25,57 euro. Che cosa abbiamo comprato? Poi vabbè, l'abbiamo lasciato alla festa e nel frattempo della festa siamo andati all'Eurospin, ma lo svuota la spesa Eurospin, ve lo facciamo in un altro video. Che cosa abbiamo preso? Allora, vabbè, questo si può vedere, sì. Patatine, queste sono tortilla, ragazzi, sono buonissime. Però non le assaggiamo perché ormai le conosciamo. Le ho comprate non per mangiare adesso, quelle al gusto formaggio. Sono molto buone, sono arancioni, mi sa. Chanel, sei buona, Chanel? Perché il 9 faremo, diciamo, una serata qui a casa con gli amici e quindi ho detto iniziamo a comprare qualche cosa. Già che ci troviamo a Lidl, compriamo i tortilla. Poi i panini. Tanti questi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 panini. Vabbè, mo' papi li deve congelare perché sono tanti. No, 2, sì, 7 panini. Dea, stai buona. Fatti vedere, vieni. Qua ci abbiamo Dea. Quanto li abbiamo pagati? Panino tondo, ma tondo non è. Va bene, non ci sta scritto. Vabbè, vedremo nello scontrino. I tortella chips costano 1,39 euro, mentre i panini 2,03 euro. Buono, però sono 7 panini, papi. Li dobbiamo congelare. Ti Lo sei seduto sulla spesa. so, a fianco. E vieni. Però prendimi la spesa, se no adesso la ragazzi. Sì. La mortadella di pollo quando scade il 30,05, perfetto. Quindi ce la possiamo. Questa servirà per sabato, perché io mi ha detto che sabato vuole il panino con la mortadella. Perché sabato andiamo in 1,69 euro. gita per la festa di compleanno di papi, cioè per il compleanno di papi, non festa. Sono 22 cocotte, 22 Sì, anni. è una gamba. 32. E quindi vuole la sera se vuole mangiare il panino con la mortadella, va bene, perché andiamo in un B&B, dai soliti posti noi, verso le Cese. Questi qua, ragazzi, li ho comprati perché sono, li ho ricomprati, questa è la terza volta Sono che li antichi, compro. eh? Sì, ne ho presi due tra l'altro, Chanel, sei buona. 1,99. Sì, Sì. però sono, non so quante, però sono un bel po', saranno sei forse. Sono 160 grammi di crocchette di verdure con zucchine e basilico. Sono molto buone, sono vegane? Vegane, sì. Poi, questo qua, quando andiamo al Lidl, cioè in realtà sì, questo serviva, e quindi perché oggi è finito, o ieri è finito, e quindi noi ci prendiamo le lenti la mattina, così veloce veloce, senza che poi stiamo a farle con l'acqua, gli occhiali praticamente. Quanto costa? Non so. Fa 95 niente, sì, centesimi. 95. Poi abbiamo comprato queste qua, ho visto queste terrine, ma guardate che belli piatti. Tra l'altro sono profumatissimi, non sono però la lavanda, anche se mi piaceva il colore, quindi bianco da mettere in giardino, sono delle sorte di citronella, diciamo, no, guardate.
Belline, belline, belline. E qui. Allora, questa l'ho pagata 3 euro. 3 euro, 2,99 euro. Allora, all'Eurospin c'era... ma non sono così, no, erano piatte. All'Eurospin piattine. All'Eurospin c'era... Sempre il diametro 15, però 130 i grammi. I grammi. Quanto stavano? Due, boh, non lo so, no, un euro qualcosa. Un euro e 90. Quasi 2 euro. Un euro e 90, non ok. Mi ricordo. Questi invece sempre da 15, però sono 300. Dunque, un affare. Infatti. C'erano anche gli altri colori, pure il vasetto era proprio il colore terracotta, però ho detto bianco e lilla, così sono belli perché a me piacciono la lavanda e il colore di lavanda. Quindi, poi, alla cassa, abbiamo provato queste, che secondo me, almeno qui a Lidl di qua di Bari, è una novità, non le abbiamo mai viste. Sono della linea Protein, 50 di Protein, Power, chips di... patate, chips, non so, chips, patatine, proteiche, c'erano, li abbiamo presi tutte e tre, gusto bacon, questo è il sale soltanto, e queste alla gusto paprika, che queste le abbiamo assaggiate perché avevo una fame, e vi dico che fanno cagher, ma tantissimo. Quanto le abbiamo pagate? 1,19. L'una, capito ragazzi? No, ma se erano buone, cioè 40 grammi, 50% di proteine. Ma perché sono 50% di proteine? Che cosa c'è? Che cosa c'è? Ingredienti, non ci stanno gli ingredienti italiani qua, c'è pure ingredienti. Niente, raga, manco in italiano c'è scritto. Eh no. Quindi non si può nemmeno godere di che cosa sono queste cose qua. Almeno le calorie. Ma allora, per questo sono 40 grammi. Per 40 grammi, mo! 166 calorie, sto coso. Meglio allora i vasetti di quella mousse al cioccolato cacao di Eurospin. Comunque raga, queste ci tengono ad assaggiare perché le abbiamo assaggiate alla paprika e vi dico che si fanno cagare. Ora assaggiamo queste qua al sale e al bacon. Tanto poi le richiudiamo. Forse. No, questo puzza pure. Questo è il caffè. Eh? Forse queste, allora non sanno di niente, però intingi in qualche parte, te lo mangi. Queste scendono, proprio perché non sanno di niente. Quelle le davano di una paprika inesistente. Assaggia. Questo è giusto bacon. Forse il gusto bacon è quello che si assomiglia un po', però c'è questo gusto brutto. La seconda, è da di più. No, però poi, il problema è il retrogusto. Parliamone. Cioè, sono amare. Non lo so che cosa sono. Sono amare. Ma com'è possibile che non scrivono? Sono proprio amarissime. Qua sta scritto chips proteiche al gusto di pancetta, addirittura no. Proteine di soia, per questo fanno schifo. Fave macinate, fiocchi di patate, fecola di patate, aroma naturale, olio di semi di girasole e basta. E sale. Che schifo. Aspetta. Ah no, perché qua stava la pancetta, che avevo detto la pancetta. Beh. Non lo trovo più. Ah sì,
ha il gusto di pancetta, e dove sta l'aroma naturale, dovrebbe essere quello della pancetta. Però no, sì, non è menzionato. Sì. La pancetta non ci sta, non è menzionata. Bocciati tutte e tre. Sono brutta, raga. Ma proprio meglio un fatto di patatine normale. Buono. Almeno te l'hai credito. No, ma e poi è amaro. Non mi piace. Vabbè. Sicuramente faranno compagnia al nostro bidone fuori. Peccato buttarle, però. Vabbè. Non c'è nessuno che le possiamo dare. No, abbiamo aperto, abbiamo queste le mani. Le possiamo offrire, no. Vabbè. E va bene, ragazzi, quindi questo è tutto. Ma questo video corto, perché alla fine queste sono le cose che abbiamo comprato e niente, e mo vi lasciamo con un altro svuota la spesa, ma è uno svuota la spesa Eurospin, e quindi ci seguirà sicuramente questo video, se non ne seguirà il vlog della settimana, perché raga non sto avendo modo di tempo di assemblare. Qua stiamo iniziando le grandi pulizie di primavera, ogni anno ci stressiamo sempre più, ma come cavolo è? Cioè effettivamente la villa, vivere in una villetta, una casa con giardino, ha bisogno di manutenzione, noi arriva la primavera, l'estate, cioè, quindi quest'anno dobbiamo pittare tutta casa perché ci si è fatta la muffa, per la condensa, non per altro, e quindi dobbiamo fare quello. Poi pulizie, robe da scartare, giardini, cani, lavoro, doppio lavoro, triplo lavoro. I cani, lo vedi col cane per la momento, che ci sta guardando. Va bene ragazzi, quindi da questo video vi salutiamo. Iscrivetevi al canale, ma per solidarietà. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.